prima partita, quadrangolare lo ricordiamo, composto da United Sly, poi Ussi Puglia, la squadra dei giornalisti dell'Ussi, poi il comune di Bari e le vecchie glorie del Bari Calcio. Con me c'è Clemente Calabrese e andiamo subito ad illustrare quello che vedremo oggi, anche le finalità. Tra l'altro c'è stato il patrocinio del comune di Bari, segnale che anche dalle istituzioni c'è un bel messaggio, è arrivato un bel messaggio anche dalle istituzioni, e ovviamente saranno in campo. Anche il tecnico Nicola Quarto si è dimostrato molto attento a queste tematiche, quindi Sly innanzitutto che ha ideato e ha dato comunque vita a questo torneo, assieme al comune che ha supportato e alle altre due formazioni, quindi c'è da fare un plauso a tutte e quattro le squadre. Speriamo di vedere una bella manifestazione sportiva e soprattutto speriamo che venga raggiunto l'obiettivo per il quale siamo qui. Allora, in campo la prima sfida, ricordiamo 40 minuti a gara, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori con 2 punti per la squadra che vince, 1 per la squadra che perde, i consueti 3 punti per la vincitrice invece nei 40 minuti, 0 ovviamente per chi lascia il campo sconfitta. Allora, prima gara United Sly contro Lussi, la formazione dei giornalisti. Andiamo a leggere le formazioni in porta per la United Sly: Marco Visaggio, poi Vitale, Papeo, De Martino, De Tullio, Vasco, Ceglie, Di Cosmo, Cocozza, Glorioso e Fresa. In panchina Franco, Clementini, Lombardi, Saracino, Monetti, Amoruso, Salvati e Vernice. Il tecnico l'ha già citato, Clemente e Nicola Quarto. Per Lussi, squadra abbastanza raffazzonata, quella dei giornalisti pugliesi, Marzulli in porta, poi Scolamacchia, Centrone, Mastrolitti, Attila, Fornarelli, Straziota, Vitale, Monno, Brandonisio e Beppe Magrone, una nostra cara conoscenza, che giocherà con la maglia numero 15. Allenatore Diego Marzulli, tecnico che ha girato parecchio nella zona di Bari e provincia. Foto diritto a centrocampo con le due squadre abbracciate, mentre lo speaker Luca Presicce è lì a fare da a presentare la gara di oggi. Abbiamo visto ad esempio alcune figure importanti, a parte Sandro Tovaglieri che è il team manager della United Sly. Prima c'è stata un'intervista a Nunzio Zavattieri che è stato il che avrà sempre solo problemi di abbondanza e quindi sarà secondo me un autentico rompicapo decidere l'11 da mandare in campo, ma secondo me anche visto anche la terreno di gioco anche questa sera in una veste amichevole. Allora, torniamo a raccontare la partita con Lussi, che non è riuscita a sfondare sul lato sinistro. Aveva provato la cavalcata José Monno con il numero 11. Riparte lo United Sly. Ora intervistato tra l'altro a bordo campo Clementini, altro importante elemento. Intanto arriva il quarto gol dello United Sly. Poker per la formazione biancorossa. Intanto arriva il quinto gol della formazione barese, lo firma ancora Francesco Cocozza. Ussi Puglia che ora riparte con Monno sulla sinistra. E cose importanti. Grazie quindi anche agli amici dell'Ussi Puglia per la presenza questa sera qui al San Pio, mentre le parole della Cobra Sandro Tovaglieri, che però Clemente mi sembra in tenuta non mi sembra in tenuta da gioco, quindi non so se forse più tardi andrà a calcare il